Il Pescara è tornato a segnare, soprattutto a flirtare col successo. Il terzo in trasferta, in totale sono 6 le vittorie nelle prime 9 giornate di campionato. Da subito Lucchese a viso aperto, occasioni da una parte e dall'altra, da sottolineare il merito dei biancazzurri di reagire allo svantaggio e di sfruttare dopo 27 minuti l'espulsione, peraltro ineccepibile, di Tiritiello. Episodio chiave perché sugli sviluppi della punizione a Cornero pareggia con un gran sinistro, quindi in pieno recupero il sorpasso sul calcio di rigore trasformato da Tuniov. Ripresa invece senza storia, un vero e proprio monologo, altri 2 gol e una miriade di occasioni non concretizzate. Senza esagerare, sarebbe potuta finire anche 8-9-1 per i biancazzurri. Tuniov si conferma imprescindibile anche per i gol realizzati, già 5 nelle 6 gare disputate dal calciatore estone, che ne ha saltate 3 causa nazionale. Un record per l'ex SPAL, che aveva segnato di più solo a livello giovanile, 9 reti in 13 partite in Estonia col GK Trans Narva Under 17. In fase offensiva Zeman tiene altissimo Moruzzi alla stessa altezza di Cuppone e Merola, con a Cornero, altra ottima partita, che viene a giocare da trequartista tra le linee. Questa posizione nel 2011-12 la assumeva anche Insigne, con Balzano che si alzava a sinistra. Stessa cosa Regini l'anno prima a Foggia. Nello sviluppo del gioco è un movimento molto interessante. La differenza è che per determinare quella posizione rispetto a Milani, Moruzzi ha molto più piede fisico. Certo, il laterale mancino non è stato irreprensibile in occasione del vantaggio della Lucchese, ma poi si è ampiamente riscattato, tra l'altro propiziando con una gran giocata il 3-1 di Tuniov. Finalmente primo spezzone di gara in campionato per Luca Mora, subentrato a squizzato per gestione palla e lettura di situazioni tattiche. Il contributo dell'ex SPAL potrà rivelarsi prezioso. Mora sa stare in campo come pochi. Tiratina d'orecchie a Brosco in una gara già morta e sepolta da un pezzo. Farsi ammonire sul 4-1 una leggerezza da evitare, anche perché i particolari fanno la differenza. Per il capitano è scattato la diffida, a rischio squalifica c'è anche Mesic. Mercoledì prossimo, nel turno infrasettimanale, la capolista Torres all'Adriatico, inizio ore 20:45, obiettivo aggancio. Non tragga però in inganno lo 0-0 dei sardi in casa col Pontedera, gara a senso unico. La squadra di Alfonso Greco ha stradominato senza riuscire a segnare, prima volta per la Torres, tuttora imbattuta, con 7 vittorie e 2 pareggi. Ancora ai margini l'esperto centrale Idda ex Cosenza. Il tecnico Alfonso Greco spera di recuperare Liviero e Giorico, di fatto 2 titolari.